Attenzione! Questo video non mira ad offendere nessuno, è stato fatto per puro scopo goliardico. Quindi godetevi questa reaction per come è stata pensata. Un semplice video, come si è sempre fatto qui su YouTube. PS. Non fate i cerebrolesi che andate a commentare negativamente il video, perché non ho bisogno di una fanbase di rincoglioniti. Yugi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi andremo a vedere una cosa che non doveva accadere. I signori Toroig hanno fatto un video di Yugi. E quando metti il piede su una cosa che non ti compete, tipo il tipo di ieri, che ha fatto un video che, vabbè, lo avrete già visto, avete già capito di chi sto parlando, finisce ovviamente sempre male. Ma ovviamente, ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Kierens. La Fantasia Store, il miglior negozio dove potete fare i vostri acquisti di carte, manga, action figure, Lego, Funko Pop, tutto e tanto altro, tutto quello che volete. Beh, Erenz ha studiato, ragazzi, dopo tanti video ha capito dove acquistare le cose. E ovviamente, ragazzi, oltre Fantasia avete anche Jackstore, il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, di Yugi e One Piece. In più trovate anche tanta altra robetta carina. Ovviamente, se volete supportarmi anche per lui, referral link e codice sconto sempre qua sotto. Ultima cosa, prima che me ne dimentico, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, One Piece e Lorcana, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, soprattutto le Enchanted di Lorcana, perché mi ha preso bene, scrivetemi e mandatemi le foto, che possiamo parlarne. Ernst non è d'accordo, lui odia Lorcana, però io sto iniziando a prenderci gusto. Detto questo, andiamo al video. Erenz, tu che lo segui molto più assiduamente di me, facci un po' una panoramica di questi personaggi. Allora, il personaggio principale è lui, che lui. Non mi ricordo il nome, perché penso forse l'ha detto, forse no, non lo so. Sarà però il signor Toroig, lui, proprio perché è figura principale. Toroig, esatto, parla sempre lui, c'è sempre lui. Ma fa dei content molto carini, soprattutto per i ragazzini, come vedi, tipo, ai mercatini dei bambini, ai mercatini dell'usato, cioè cerca cose. Ne sa, in realtà, di... Il mondo nerd è alla fin fine. Non è tipo Tuberanza che spacchetta Yugi, no? È più... No. Allora. È informato, ne sanno di cose, non... Non lo so, io già parto male perché tu mi scrivi Yu-Gi-Oh! Così e già dico... Greve, Comunque, qua si parla di collezioni da 10K, Potrebbe esserci veramente roba incredibile. Ma andiamo a vedere. Una mega collezione da oltre 5.000 euro di Yu-Gi-Oh! Di più? Di più. Allora, questa collezione è la tua e stiamo parlando di oltre 9 album quasi completi, giusto? Quasi completi, sì, le carte mancanti sono veramente poche. La collezione diciamo che è abbastanza importante. Intanto iniziamo a vedere il... No, se tu mi parti così, questa non è una collezione. Questo è un mucchio di carte che è infilato dentro l'album. No, è il playset dei set! Vediamo se ma tanto queste... le presentate, perché lì ce n'è solo una. Primo album e ti chiedo subito da quant'è che collezioni Yu-Gi-Oh! Però vedi, allora, no, Fratm, le sleeve! Le cazzo di sleeve! Sulle foil. Queste qua sono soggette al silvering semplicemente quando le guardi. No, sono palesemente tutte ex barra good. Premessa, io ho quasi 30 anni e ho visto uscire questo gioco. Ho quasi 30 anni. Fratm, anche noi! Anche noi è... Mio Dio. Non abbiamo mai smesso. Sì. No, ci sto. 29, dai, per essere più precisi. E ho visto uscire questo gioco come materializzazione. Ok, c'era sleeve. Attimo, mi sono sentito male, perché è una Ghost che inizia a costicchiare, Bello quando l'ho comprata a 3 euro. Queste carte da quando avevo 5 anni. Quindi sono 24 anni che colleziono. Ok. Ha fatto il set di Duelist Nexus, playset ovviamente tutto. No, questa è monocopia. Mi turba. Stiamo parlando di roba tutta praticamente moderna. Molto moderna, sì. Ok. Hai ovviamente anche qualcosa dei nostri anni. Qualcosa di più o meno, siamo lì. Ci sta. Quindi hai anche carte di un valore determinatamente più alto, giustamente, no? Sì, assolutamente. Allora, adesso pian piano vediamo innanzitutto... qualcosa di interessante, sì. Gli album non li guardiamo tutti perché altrimenti verrebbe un video di 27 chilometri. Ok, anche il secondo c'ha pure il set completo di Fini. Se sei disposto tu e soprattutto lascia un like e vediamo se c'è completo. Almeno 150, che dici? Almeno 150. Like, possiamo fare un'integrale di Yu-Gi-Oh!
Però dovete commentare con Fra, facci vedere tutta la collezione. Vogliamo la collezione. Subito. La collezione della tua cazzo di dislessia di funzionale. Dai, su. Poi ce la devi illustrare. Ma scrivi collezione, porca. Cosa ho scritto? Carta, vi dico già che c'è collezione. In questa realtà, ma il nostro Vabbè. Caro Fra ce la farà vedere più avanti. Wow, incredibile! Una carta da 150 euro? Sì, di una realtà molto, molto più importante che si gioca nel suo mazzo, che farà vedere anche quello perché è un top meta. Mazzo scarso, scarso. Scarso, scarso, top meta. Top meta. Sì, sì, diciamo che ha toppato più o meno in 5 nazionali. Sì. Vabbè, tutti maghi. Poi è un po' che sta lassù, ma il nostro caro Fenix lo distrugge. Che antimeta. L'antimeta. Allora, intanto mi sta volando via questo, quindi aspetta, stoppiamo un secondo. A few moments later. E con questa che è praticamente l'ultima espansione uscita, non questa così qui, a caso, quella di prima, tranne quella nuova del drago bianco e quant'altro, sì, andiamo al prossimo album. Qui abbiamo cose di belle. Abbiamo qualcosa di più interessante. Qualcosa di più ambito, diciamo. Vediamo. Diciamo, dai, io scommetto in un duello stallaia. Ma che schifo. Perché la Rarity Collection. Però sai che ti dirò, ci sta. 7 rarità per ogni carta. Mamma mia, che schifo. Che la 2. Sia la 1 che la 2. E ti manca poco, da che vedo, per completarla. Quindi, dai, ci sta come cosa. E 25esimo, invece, come sei messo? Ma 25esimo, praticamente la collezione è quasi completa. E anche perché ci tengo tanto, appunto, essendo un'edizione commemorativa, ho voluto comprare. Non comprare carte singole, ovviamente. Diciamo che quello che faccio io è sbustare. Perché certo, credo sia la cosa più interessante e più divertente. Anche perché è ludopatica. È ludopatica. Nei giochi di carte sbustare l'80% del divertimento, poi c'è certo tutto il gioco che vabbè è una parte, sì, ecco, queste carte qua, le Rarity Collection, hanno del bene e hanno anche del male, perché ti ritrovi a cercare carte mentre ancora non era stata annunciata appunto l'uscita, ecco. Sì, sì. Lei mi piace chiamarla Lullapalooza perché mi lei mi piace chiamarla però c'è meno temibile quella roba. Sì, no, io la odio in ogni caso. Anche se me la chiami così, me la giochi contro, la odio. Vabbè, quindi bel festival Lullapalooza. Almeno fa un po' più ridere. Che dici, esatto, che ha cacciato Lullapalooza. Sì, sì, sì. La trovi contro o quit? Quitto, sì, esatto. Sì, quitto nella vita vera. Io andrei con il top meta. Con una piccola profile, diciamo, volante. Vai, di un deck al volo scarso. Così la butto lì. Snake Eyes. Ho pagato più di 300 euro comunque per il momento. Wow, l'hai comprato in un periodo in cui già i prezzi erano scesi, perché Falò non stava più a 100 e Wonsi se ne è. Questa è una mia profile, non è una profile molto classica perché ho deciso di giocare, poi ve la farò vedere, ve la illustrerò magari, ho deciso di giocare un playset di carte che secondo me è più efficace del playset classico. Quindi deck profile dell'occhio di serpente tuo. Vabbè, personale, di come te lo sei girato. Vai, vai, su, tanto è una profile normale, io voglio vedere la roba che costa. Aspetta, cos'è? Ho visto una costa dell'occhio di serpente. Andiamo con le carte un po' bomba, un po' tanto, un po' tanto bomba. Mi si sono spirite le carte. Però costa. Prima, secondo te qual è la carta più bomba che c'ha? Un drago bianco che brugosta Gas from the Past 2. O quello o il drago alato di là. Anche. Passo delle piccole bombe. Vai. Vai. Da far vedere Ghost, incredibile, raga, le Ghost, c'è poco da fare. Poi abbiamo l'Onesto, carta che fino a qualche anno Leied almeno. Secondo me anche pure, lo vedo proprio male. Forse una botta e una crepa quella roba lì. Sì, e poi l'hanno ristampato. L'anno fa era la più forte Yu-Gi-Oh! E non c'era niente da fare, letteralmente. Una delle Eppure sì, è una crepa. Hai sentito quello che ho sentito io? Qualche anno fa era la carta più forte di Yu-Gi-Oh! Sì, certo. Sì. Qualcosa come 20, ma ok. Questa l'ho acquistata io e poi gliel'ho girata. Sì. Il fantastico numero 92, bellissimo Ghost, così, raga. Valore abbastanza altino. Sì. Non l'ha guardata e gli ha detto: quanto cazzo vale sta roba? Boh, 4 euro? 6? 10? 50? Abbastanza altino. Sta dell'Onesto, molto l'onesto alto. Sta sui 300 euro. Eh?
Adesso un attimino. Naturalmente. Deadpool. Cioè, io sono solo contento se vale 300 euro in quelle condizioni, perché vuol dire che c'ho un sacco di soldi in mano. Devi mettere pur per di più, perché ecco, guarda. 24 euro, perfetto. Andiamo avanti. Signor Toroig, ma se vuole vedere la mia collezione, le faccio vedere dei veri pezzi, Sì, quindi non male. E adesso ti passerò una chicca che queste qua se le mangia col pane, però ecco, insomma. Questa, raga, questa è tanta, tanta roba. Vabbè, questo mi sembra messo bene. Baleno in prima edizione. Una carta fantastica, Ghost, e direi che è anche un excellent. No, non vale. Beh, Ghost in prima. Excellent. No. Oh, wow, questi, praticamente questo è il prezzo. Esatto, il picco più alto è quello degli NM. Ma va bene. Ok, e abbiamo una carta nostalgica. E comunque questa. Il valore anche questa dei tra i 100 e i 150. No, cazzo, no! Dicendo. In prima per di più, boh, mamma mia, 43 euro in prima. In prima, quello è unlimited e sarà un ex. Quindi, boh, 15 euro, dai. Beh, valutazione un po' fatta a caso, E ragazzi, solo con queste siamo a circa... Circa un migliaio di euro. No. Non credo. No. Mi dispiace... Siamo a... 600? Ma dai, ma sai contare? Stanno un po' larghi, ovviamente. Sì, stando con il prosciutto sugli occhi. Boh, per me siamo intorno ai 350 euro, ma ok. Vabbè. Circa a 1000 euro con solo 5 carte, quindi immaginate negli album che cosa ha. E noi abbiamo detto a inizio video superiore a 5000, ma lui si è fatto la risata, quindi... Sì, il mio portafoglio... Vabbè, sì, poi mi porta le carte e gli dico, guarda, ci saranno in totale 9... 900, 1000 euro. Come? Ma io ho fatto il video con Toro che mi ha detto che ci sono più di 5000 euro. No, Fratman, non gliel'ha detto lui. Non gliel'ha detto lui, se lo sta dicendo da solo. Secondo me questo non so da guardare i prezzi. Allora io a Toro gli ho scritto, gli scriverò a Toro, ma il tuo amico usa Car Market, perché secondo me i prezzi sono un po' alti. Poi qui abbiamo qualche altra 25esima, 15 euro l'una. Qui parliamo più o meno sulla cinquantina d'euro l'una. Sì. Motociclista Goblin grande gasolina. Allora, proprio 50 euro l'una, incredibile. Sai, non me le ricordavo così alte. Comunque non capisco perché stanno girando questa cazzo di telecamera un po' ovunque. Stanno facendo girare abbastanza i coglioni. Dai, mi sposto io, dai, su. Qui ti passo una chicca. Non hai 13,50 euro. Quasi tutta la vita. È quindi, una... Da quando ho iniziato a collezionare. Sì. Cioè, la carta, la prima carta che vedrete l'ho presa che avevo probabilmente tipo 7 anni. E allora... Momento... Lacrime e capiamo un attimo. Apriamo subito. Mamma mia, già il bel terrore incarnato lì. Mi piace da impazzire. Ma guardali! Guardali, ma ci fanno un po'... Secondo me mi vogliono fare incazzare. Perché stanno spostando la telecamera ovunque? Quale carta parlavi? Rabbia. Ovviamente. Eri in prima, uscito... Molto bellina, raga. Queste sono molto, molto belline. In alto, palesemente carta da 15 euro. Purtroppo è una ristampa, adesso arriverà quello in prima, ma è fortissimo. E lì è, vabbè. Queste poi hai fatto l'affare? Ho fatto un affare. Queste hai fatto l'affare, me lo so benissimo, ma l'avevi mandata e io ho detto, quanto hai speso? Ah, una cavolata. Sì, però vale molto di più di quello che hai speso. Sì, anche molto di più, mamma mia, quanto valgono quei cosi rotti. 10 euro. Mamma mia. Sì, ma comunque in prima edizione. Cioè, alla fine stiamo parlando di quasi 20 anni di carta. Ah, sì. Ridendo e scherzando. Anche questa 20 anni di carta e costa 5 euro. Però questa è in condizioni perfette. Sando. Qui abbiamo un Black Luster Soldier. Il mio secondo structure deck. Però demolito. Adesso l'ho demolito io giocandolo, perché sapete, insomma... Giustamente quando lo buttavi giù, Black Luster Soldier! Gli amici lo prendevano. No! Sì! Bellissima, Ray Jackie in Secret. Questa, lo sai che questa carta non è niente di che, ma l'adoravo. Ma, pensavo vincesse vale un sacco di soldi, perché... Quello, perché ecco. È proprio bell'arco. Quindi vedi, non sono l'unico. Di queste sono molto fiero. Di queste sono quelle lì che hai detto parallel, sì, del film. No, del non... Del gioco. Ah, ok. Scusami, del gioco. Queste anche sono belline. Teschi, sì. E suppongo anche belle toste da trovare. Sono quasi introvabili, sì, sono delle... Quasi introvabili pur? Alfabeto e gamma? Quanti ne vuoi? Ce l'hai NM?
Sì. Ok, perché ne volevo uno, uno e uno. Wow, introvabile, ragazzi, 10 euro. Venduto più alto 14, introvabili. Promo, bisogna cercarle tante. Le promo non sono mai in prima, non esistono in prima, sono tutte unlimited, però appunto sono promo ed è sono una pur, che anche. Hanno ritirato fuori da poco, ma non sono riusciti a farla. Questa la conosci. Questa la conosco bene, gliel'ho venduta io in prima edizione, che poi potete trovarla nel video del mercatino di Parma, che l'abbiamo acquistata lì e io gliel'ho rigirata a lui. Quindi, anzi, questa poi è la carta che ci ha fatto conoscere, tra parentesi. Questo è ciò che ha iniziato il tutto, sì. Quello che ha iniziato tutto con giochi a Yu-Gi-Oh! Sì, ma bene, ci spacchiamo rubato. Yu-Gi-Oh! E ci siamo spaccati Yu-Gi-Oh! E ancora ci spacchiamo Yu-Gi-Oh! Quindi se volete giocare a Riccione, noi siamo disponibili. Torolg! Torolg, sei di Riccione? Io abito nelle Marche. Osimo, provincia d'Ancona. Se vuoi fare qualcosa insieme, io sono tutto che contento, Ti aspetto. E chiudiamo con guarda, l'ultima no, bomba, Fra. Con l'unica cosa sealed che sei riuscito a tenerti in collezione. È lì di prima edizione. No, non credo. Penso ci abbia tipo un Ghost from the Ghost 2. Un Ghost from the Past 1, dai, gliela voglio dare buona. Sì. Fa cagare comunque, sì. Che mi hai detto vendi anche. La vendo perché penso che sia anche giusto ogni tanto condividere qualcosa di importante con gli altri. Un po' malincuore. Ah no, è una Twilight Edition. Io, essendo un collezionista, sono quasi allergico al vendere, ma questo ho deciso di venderla. Ok, e stiamo parlando di che cosa soprattutto? Tanta roba. Siamo io l'ho pronti. Vista. E tanta roba, vai. Ed è praticamente introvabile, specialmente in queste condizioni. Guardo giù perché è proprio. Vai. Mamma mia, ragazzi. Eccola questa qua. Possiamo okay. Farla vedere anche questo sotto è un bel pezzo. Sì. Questo è il primo bel pezzo che mostra effettivo. Ragazzi, guardate che cos'è. È uno spettacolo. È bellissimo, si trovano tre bustine super costose, non in prima edizione, ma si trova l'unico. Super costose, addio adesso, quanto costa sta roba, 100 euro? Boh, controlliamo? Sì. Vato, per carità. Super costose adesso, sono 30 euro a bustina, dai, esagerando. Prodotto da 100 euro, sì. Italiano, 2,25, ma... Venduto più alto, 200? Sì questo è un italiano, il resto è tutta roba. Da 200 inglese. Euro, dai. 200 euro buoni, dai, 100 euro sono stato basso perché in inglese no, sta è, di meno. È in inglese dai. Quello, No, è in italiano. Vabbè, dai, 200 euro io la buono. Però guardate in che condizione è. Non esiste questo in prima edizione, non è mai stato stampato. No, non è mai stato stampato, no. Esatto. Però tanta roba e se vi interessa ci potete contattare su Instagram che il nostro caro Fra la vende. E con questa mega bomba vi annunciamo che la tua collezione supera i... 1000, non credo di più. Superei 10.000 euro. 10.000 euro, ma penso che l'avete... Guarda, stronzata più grossa in questo video non l'avevo sentita. Allora, signor... la chiamo Francesco perché non ricordo il nome, se l'ha detto. No, non credo valga tutti questi soldi perché saranno... Guarda, voglio stare là... 1.000 euro essere buoni. 1.500 perché c'erano pure gli albumini... c'erano cioè i set completi con le quarter. Ci stava questo che è sigillato. Dai, 1.500 me l'accollo. Ce posso sta, mi sembra tanto, ma me lo posso accollare. Ma so, cioè, no, 10.000 non li vale. Adesso non so quanto valuta sto coso. Se lo valuta a 700.000 euro, ma no, signor Torwig, veramente. L'aspetto nelle Marche in Osimo, provincia d'Ancona. Per fare un bel video corposo su una collezione di Yugi interessante. E al nostro fratello, se vuole venire pure lui, gli mostro una collezione da 10k. Anche qualcosina di più. Ma basta che apri Car Market. Cioè, non. Ti dico, frate, ma apri Car Market, guarda quello che c'è di stato, abbiamo fatto, dai su. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre che vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate, perché ragazzi, almeno secondo la mia modesta opinione da venditore, collezionista e giocatore, quella roba non vale 10k, poi me lo farete sapere anche voi qua sotto nei commenti. In più vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta solamente mettere like, iscrivervi e commentare. Detto questo, se volete anche un altro video reaction vi ricordo ovviamente di passare anche su Instagram, che mi potete mandare i link dei video lì. Che poi io e Renz ce li andiamo a vedere per sclerare. Un bacione a tutti e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!